Bentrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento con la rubrica Nutrizione e Benessere. Nel corso ormai degli anni, possiamo dire, di questa rubrica abbiamo parlato di tante cose, molto spesso delle proprietà di singoli alimenti, ma anche di norme igieniche, di conservazione degli alimenti. E qualche volta, come faremo con questo appuntamento, abbiamo unito alimentazione e storia. Per esempio, abbiamo parlato dell'alimentazione durante il periodo dell'Impero Romano, durante il Medioevo, e quest'oggi, prendendo spunto da una considerazione che si sente spesso fare in questo periodo dell'emergenza da coronavirus, ovvero che sembra di essere in guerra, ci è venuto insomma spontaneo cercare di chiarire un po', anche per curiosità, di vedere com'era l'alimentazione durante il periodo della guerra, in particolare durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, per capire se ci sono anche delle analogie o meno. Chiaramente partiamo dalla considerazione che i primi ricettari cosiddetti di guerra, con i primi consigli alimentari, eccetera, si hanno già durante la Prima Guerra Mondiale, quando appunto questi ricettari di guerra vengono rivolti soprattutto alle donne italiane per cercare di far risparmiare loro cibo e combustibile e contribuire in questo modo alla conclusione vittoriosa della guerra. Molto spesso era interessante notare come in questi piccoli manuali a cui venne ricavato poi, insomma, della vendita veniva devoluto ai reduci, ai mutilati di guerra, e in questi manuali vi fossero comunque tutta una serie anche non solo di ricette e di consigli per non sprecare nulla, per risparmiare sul cibo, sul combustibile, ma vi erano anche proprio delle norme alimentari, anche di igiene e anche per quello che si sapeva all'epoca sul potere nutritivo degli alimenti. Ovviamente poi, facendo un salto in avanti un po' nel tempo, arriviamo nel periodo in cui il fascismo promulgò la cosiddetta autarchia, cioè che si basava sull'autosufficienza, in seguito alle sanzioni che vennero inflitte all'Italia dalla Società delle Nazioni. E proprio in questo periodo incominciano a nascere tutta una serie di rubriche sui maggiori giornali italiani, che magari anche i nostri nonni ricorderanno, come la Domenica del Corriere, l'Illustrazione Italiana, con tutta una serie di personaggi che si firmavano come Petronilla, Dottor Amal, che davano tutta una serie di consigli su come sfruttare al meglio quello che si aveva in cucina, quindi ancora una volta rivolte sempre alle massaie italiane, con dei consigli anche pratici, anche non solo culinari, ma anche per risolvere le piccole problematiche che si potevano avere in casa. Ovviamente poi, con l'entrata in guerra dell'Italia, le cose cambiano. Cambiano perché verrà introdotta la carta annonaria e il razionamento. Cosa vuol dire? Ovviamente, per fare un esempio, con la carta annonaria si poteva prendere prima come razione giornaliera un 200 grammi di pane, poi vengono ridotti a 150 grammi. Il razionamento venne per prima razionata la farina, la pasta, il riso, successivamente anche la panna, il latte, il burro e infine gli oli e i grassi commestibili. Non si poteva vendere e acquistare quindi la carne il mercoledì, il giovedì, il venerdì, neanche i ristoranti potevano servirla, e in quei giorni potevano servire un rancio unico solo a base di minestre, verdure, quelle che si trovavano, e frutta. Vi era l'obbligo anche per i produttori dell'ammasso, cioè la gran parte dei prodotti che venivano raccolti dovevano essere consegnati allo Stato, tranne una piccola quota per il fabbisogno familiare. Ovviamente, come dicevamo prima, in queste condizioni, queste rubriche di cui parlavamo soprattutto, e quindi anche con la propaganda poi fascista che comunque tendeva a promuovere una certa sobrietà anche alimentare, nascono tutta una serie di consigli alimentari che invitavano essenzialmente a sfruttare al meglio quello che si aveva, e anche con una certa fantasia, diciamo tipicamente italiana e quindi anche delle donne italiane,
si cercava insomma di fare di necessità virtù, di far quadrare il pranzo con la cena. E quindi si facevano per esempio una finta trippa, delle insalate senza olio, delle frittate senza uova, dei dolci senza zucchero, che era quasi introvabile, così come la carne e il pane bianco. E in questa situazione però nacquero anche per esempio dei surrogati, come ad esempio il famoso ormai caffè di cicoria, oppure anche il tè, che divenne quasi introvabile, venne sostituito con una bevanda dal nome un po' esotico che richiamava le colonie, come il Kharkadeh. Però tutta questa situazione ovviamente di estrema difficoltà fece nascere anche dei fenomeni come per esempio il mercato nero, che prese molto piede nonostante le gravi sanzioni che erano inflitte a coloro che commettevano questo reato, però soprattutto nelle grandi città chi aveva la possibilità insomma di poter spendere e quindi aveva qualche liquidità insomma si rivolgeva al mercato nero per poter acquistare quei prodotti che invece normalmente non si trovavano più, come abbiamo detto prima, appunto la carne o per esempio il pane bianco. Ma non era infrequente anche che diciamo una forma di scambio, quindi di baratto, oppure per esempio di cessioni di piccoli gioielli appunto in cambio di viveri. Vennero ovviamente anche, sempre in questi famosi consigli alimentari, quello di non buttare quindi via niente, per esempio del prezzemolo, di non utilizzare solo le foglie ma anche il gambo, del setano di utilizzare anche le foglie, il cavolfiore di non buttarne via niente. Però per cercare di far fronte a quelle che erano le mancanze da un punto di vista della produzione, si istituirono anche i cosiddetti orti di guerra, cioè erano delle zone, soprattutto parchi pubblici, aiuole, che vennero coltivate con quegli alimenti che invece normalmente diciamo, non si riuscivano a trovare o che potevano sostituire determinati alimenti che invece non si, dal punto di vista alimentare potevano sostituire quegli alimenti che non si trovavano più. E quindi si misero a coltivazione il grano, l'orzo, i legumi, le patate. Ovviamente questo avveniva in aree pubbliche ma anche a domicilio, infatti molto spesso insomma, si coltivava sui balconi, sui terrazzi, fino anche nelle vasche da bagno. Ovviamente, come avete capito, era una situazione veramente molto difficile. Per dire due numeri, possiamo dire che alla fine del 41, dopo un anno di guerra, le calorie pro capite giornaliere erano circa 2200. Mentre per esempio in tutto il periodo della prima guerra mondiale erano sempre state al di sopra dei 3.000. Ma alla fine, anche quindi con il proseguire della guerra, alla fine del 1945, le calorie scesero addirittura sulle 1.700. Quindi per concludere, insomma, possiamo dire che al di là di piccole analogie come la restrizione nell'uscire, eccetera, almeno dal punto di vista alimentare, diciamo, non ci sono somiglianze con rispetto al periodo che stiamo vivendo, dove ci sono sì, sicuramente delle difficoltà economiche, delle famiglie che ovviamente hanno necessità di essere aiutate, e per fortuna insomma, ci sono sia le istituzioni governative, ma sia delle vere e proprie gare di solidarietà. Insomma, quindi, almeno da questo punto di vista, insomma, possiamo dire che non ci sono insomma, delle grosse analogie. Bene, concludiamo qui questo appuntamento con la rubrica. Ci vediamo la settimana prossima. Ricordo solo i miei recapiti per chi volesse scrivere, suggerire degli argomenti. Potete scrivere a nutrizionericci@virgilio.it. Arrivederci, un saluto a tutti i telespettatori di Cilento Channel.